Il comune di Teramo inaugura sul proprio sito un contenitore virtuale al quale dà il nome di Teramo Città Capoluogo. Un cassetto dove far confluire tutte quelle idee progettuali proposte da enti, associazioni e istituti cittadini che potranno essere trasformate in opere attraverso l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Recovery Fund. È un'occasione che non possiamo assolutamente perdere, ecco perché parte, diciamo, in realtà è già stata avviata ma trova una spinta ulteriore, questa progettazione partecipata con il coinvolgimento sinergico di tutte le istituzioni che ci consentirà di disegnare il futuro della nostra città. Partiamo dalle nostre vocazioni, quindi la vocazione culturale intesa in senso ampio, quindi con un potenziamento dello sviluppo del patrimonio storico culturale, lo stiamo già facendo, abbiamo tanti cantieri in fase di avvio, pensiamo al Teatro Romano, Castello della Monica, il Giardino Archeologico, il Mosaico del Leone, il dialogo con la Fondazione, vanno messi a sistema. Particolare attenzione sarà riservata ai progetti di rigenerazione e ricostruzione degli spazi dismessi di Teramo, sempre in un'ottica di programmazione integrata con le altre istituzioni. Un percorso che parte dal recovery, ma che non finisce con il recovery, vuole essere un metodo permanente che vuole cogliere l'opportunità del contratto istituzionale di sviluppo che avevamo chiesto al Presidente Conte e che abbiamo ottenuto per il cratere sismico del Centro Italia, che vuole diciamo così, consentire di arrivare a una programmazione europea 2021-27, nell'ambito della quale, consentitemi di dirlo, già da subito chiediamo che vengano ristanziati immediatamente i fondi previsti per l'ex manicomio, nell'ambito di questo contesto di sviluppo della nostra città, dove c'è l'università, c'è la sovrintendenza, quindi il ministero, ci sono tutti gli attori istituzionali, il recupero dell'ex manicomio dove abbiamo 30 milioni di euro che erano previsti e sono stati al momento congelati, voglio utilizzare questo termine, chiediamo che vengano immediatamente rimessi a disposizione, perché quando tu hai un territorio in cui tutte le istituzioni sinergicamente si muovono in un'unica direzione, le istituzioni le devi ascoltare, perché Teramo Città Capoluogo è un'esigenza che vogliamo assolutamente sviluppare insieme alla provincia, perché non è conflittuale, anzi è sinergico con l'azione della provincia, affinché il nostro territorio, a partire dalla città capoluogo di provincia, non resti più la Cenerentola d'Abruzzo. Non lo consentiremo più a nessuno. Ecco perché un territorio unito, questa voce può farla sentire e sono certo che lo farà.